Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. È arrivato così il primo trofeo stagionale, anche se chiaramente la Supercoppa fa riferimento alla passata stagione, però chiaramente è un trofeo che per quanto sinceramente non è che valga più di tanto. Perché? Per un semplice motivo, che poi si ripercuote in altri motivi. Il primo è quello essenziale, è che quando vinci Coppa Italia del campionato, a logica dovresti essere tu il vincitore della Supercoppa, campionissimo d'Italia in qualche modo, però chiaramente per dinamiche che non conosciamo, meglio conosciamo, soprattutto quelle economiche, alla fin fine si fa questo trofeo contro l'altra finalista in Coppa Italia. E così è stato. Poi chiaramente questa Supercoppa ha la sua utilità maggiore nel tanto trofeo in sé, anche se comunque va ad aggiungersi il palmarès, visto che si tratta di una competizione ufficiale, ma è discorso economico, perché il fatto che siamo andati là in Arabia Saudita ha semplicemente quell'obiettivo, quindi portare qualche soldo in più e conoscibilità del marchio, e sapete voi cosa ne consegue. E uno stadio pieno, quello che ha un nome Abdullah, è un nome lunghissimo, non lo so neanche io. Con 62.000 presenze, tante polemiche nelle ultime settimane per il discorso, come sapete, donne e non donne. Una partita comunque che non è stata bellissima per motivi che sappiamo. Il primo, secondo me, è quello della forma fisica, non come forma fisica, ma della condizione. Andare lì, l'altro ieri siamo andati lì noi e 3 giorni fa invece il Milan, in una situazione in cui praticamente là ci sono temperature di inizio estate, più o meno, guardavo adesso le previsioni sul cellulare, che era tra l'altro, che adesso nel momento in cui è finita la partita erano 23 gradi, quindi probabilmente abbiamo giocato tra i 23, 25, 26 gradi. Essendo sera, chiaramente sono temperature praticamente tardo estive o inizio estivo, per quanto riguarda le nostre insomma, temperature, visto che le massime, visto che di giorno arrivano 29, 30 gradi, quindi comunque un'estate molto moderata, ma chiaramente passare da i meno 1, 2, 2, 3 gradi di massima di Torino probabilmente, e invece le massime e le minime che ci sono là, chiaramente il fisico porta anche dei deficit anche a livello tipo di forma. Quindi si è visto che alla fine arrancavamo tutti, il Milan stava un po' meglio fisicamente secondo me, ma forse anche dovuto al fatto che non si era scoraggiato per insomma, il risultato, come si stava mettendo le cose. Parliamo della partita bruttina perché? Perché comunque è una partita che comunque la Juventus ha sempre gestito, devo dire la verità che abbiamo concesso al Milan per errori. La traversa famosa di Cutrone, tra l'altro giocatore che a me piace anche abbastanza, è dovuto a un errore del singolo Pjanic che prima di regala l'assist. Quindi anche là, errori tecnici, tanti errori sia da una parte che dall'altra che hanno portato a contropiedi mai finalizzati bene. Perché se parliamoci chiaro, il contropiede è che vede Cristiano Ronaldo farsi 80 metri con Chiellini che poi alla fine la spara in curva, quello è un contropiede regalato dal Milan, che ci siamo anche presi noi perché chiaramente abbiamo spazzato quella palla in modo decente e poi non abbiamo concluso. Quindi tanti errori da entrambe le parti dovuto al discorso fisico, e in quello stesso scatto in cui Ronaldo corre 30 minuti poi si mette sulle ginocchia dal caldo che c'è, cioè, effettivamente il suo fisico già iniziava a. Chiaramente ha fatto una buona partita Ronaldo, però insomma le condizioni erano né favorevoli né per noi né per gli altri. E quindi bruttina questa partita perché l'intensità è venuta un po' meno nel momento in cui è subentrata la stanchezza, comprensibile. Quindi io dico sempre che queste partite portano solo semmai danni dal punto di vista fisico, non peraltro due giocatori si sono fatti male, uno a Bentancur e l'altro a Douglas Costa, fatti male, nulla di che in realtà è. Però chiaramente la fatica li ha portati a avere dei dolori che li hanno portati a essere sostituiti, quindi era comprensibile e su questo, se c'è un'unica contro di queste partite al di fuori, è proprio questo, perché comunque siamo in un periodo delicato, le stagioni sono diverse tra noi e loro e quindi il fisico ne risente in modo diverso. Quindi partita bruttina con tanti errori. Pjanic, che è quel giocatore che poi sta per regalare anche le gol al Milan, ha giocato una partita secondo me buona, ecco buona, niente, non eccellente, ma comunque in linea con quella degli altri, e ha fatto secondo me un assist fantastico, la cosiddetta verticalizzazione che tanti chiedono come se fosse una cosa irraggiungibile, per Ronaldo nel momento in cui gli metti una palla sui piedi, quello fa gol. E non ha fatto gol in altre occasioni perché in un paio di occasioni ha tirato da fuori perché ha iniziato le azioni da fuori, quindi chiaramente non era in area di rigore. L'unica volta che era di rigore era quella semirovesciata che lo stava per fare gol, insomma, quindi chiaramente lui quando ha tra i piedi una palla giusta fa gol. In questo caso, questo scavetto molto buono di Pjanic per la testa di Ronaldo è stata veramente una mano dal cielo e abbiamo fatto gol e chiuso così. Quindi chiaramente è una partita che si è chiusa nel migliore dei modi, al di là di quanto possa essere bella o brutta. Partendo da capo, Szczęsny è stato praticamente, non ha fatto, ha fatto una parata, stava per anche una mezza cappella, se ricordate, su quell'uscita che non l'ha presa praticamente. La difesa direi bene, ci è piaciuto Alexandrov, Chiellini e Bonucci anche, molto molto bene. Cancello molto bene, anche se qualche così blackout di tipo, cioè osa troppo e magari perde palle in situazioni pericolose lasciando partire i contropiedi, quindi lui ha fatto un po' di errori in più del solito. Centrocampo, Bentancur è iniziato così così, non una partita eccellente, Pjanic una buona partita,
Ma tu dici una buona partita sui suoi livelli, insomma, non è stupefacente, ma comunque una buona partita. Davanti migliore forse credo che sia, direi, Ronaldo per il gol. Chiaramente Dybala che gioca come falso 9 non trova il gol, comunque molto bene in difesa anche secondo me lo stesso Milan. In fase difensiva questo Gattuso sa far bene, sa mettere bene la squadra. Secondo me Gattuso è stato molto bravo a disporre la squadra e a dargli la giusta grinta. Poi chiaramente a livello del Milan è molto basso, secondo me è una squadra molto scarsa, che se non fosse per Gattuso, per il fatto che ha di base una grinta molto importante, sarebbe una squadra veramente a tratti scandalosa per essere il Milan. E infine la Grascosta, che ha corso tanto, ha avuto qualche spunta, ma non li sorprendete. Poi è entrata Emre Can a posto di Pjanic, come sapete, stava per regalare un rigore, su questo magari ne parlerò a fine questo discorso qua. È entrato Bernardeschi e infine è entrato Khedira, quindi vabbè, sostituzioni dovute anche agli infortuni più gravi, altrimenti sarebbe finita così. Sul rigore polemiche secondo me è inutile, nel senso che si bisogna sempre polemizzare in qualche modo, perché quel rigore là sarebbe stato troppo generoso e non così netto secondo me, e tra l'altro il VAR non è intervenuto come appunto avrei sperato, cioè non doveva intervenire, secondo me non era un rigore da dare. Era un rigore da dare magari quello su Zapata, tra i due rigori quello più netto era secondo me la mano di Zapata, che per quanto possa essere vista come aderente non era né totalmente aderente e non stava andando verso il corpo. Solitamente si dà il rigore di mano quando anche, cioè l'aderenza comunque può essere compensata dal fatto che sta arrivando verso il corpo, in realtà sta per allargare. Questo secondo me può essere un'ingenuità di un difensore. Qua il problema vero e proprio chi è? Chi sbaglia, chi non dà rigore o cosa? Secondo me sono difensori a tutti viene insegnato una cosa, stare con le mani dietro alla schiena e puntualmente ci sono quelli che non lo fanno e poi ci si lamenta che magari danno rigore. In questo caso non ce l'hanno dato, ma secondo me andava dato. Ma non è un problema, è per dire che comunque per analizzare un po' le casistiche. Poi chiaramente aspettiamo analisi più corrette da parte di chi sa farle. Però secondo me il rigore della Juve c'era e non quello del Milan. Quindi finita lì. Poi chiaramente ognuno un po' la pensa come vuole a questo punto. E quindi niente, sono contento, ma come tante altre partite, è un trofeo secondo me che perde di importanza, prima ti ho detto prima, sono contento perché comunque va ad aggiungersi al palmarès della Juventus, è quello dei giocatori presenti e il primo trofeo di Cristiano Ronaldo, quindi chiaramente fa anche una buona impressione avere un primo trofeo già Ronaldo, visto che comunque è arrivato la Juventus per vincere, quindi si vince qualsiasi cosa a prescindere dall'importanza e appunto a fine gara ha detto appunto che passo dopo passo vuole perseguire tutti quanti gli obiettivi, che sono quattro, questo è appunto il quarto, il primo per ordine cronologico, quindi Coppa Italia, cioè Champions League, chissà, e chiaramente il campionato. Niente ragazzi, non credo che ci sia altro da dire, mi ero in campo di Ronaldo per il gol, ma comunque una partita veramente che poteva essere paragonabile a qualsiasi altra di campionato. E il bello inizia dalla prossima partita contro il Chievo, mi raccomando perché Pjanic ce l'ha difilato, ho già preso il giallo, quindi mi salterà il Chievo perché la Supercoppa c'entra anche con le altre partite di campionato, quindi sembra che sì, salterà la prossima di campionato e così via, e che sì, rosso giusto per il discorso del VAR, il VAR è intervenuto giustamente, quindi niente da dire anche là. E niente, quindi forza di come sempre, ci vediamo nei prossimi giorni, domani vi ricordo che arriva, torna, anzi, lo YouTuber Stream, ogni giovedì, ogni lunedì, ma poi mi dirò meglio in pagina. Forza di voi, ciao! Ale, Ale.